In realtà avete aspettato perché si è perso il conduttore. A un certo punto mi ha detto, vai lo stesso, fai tu. Dico, vabbè, quindi mi presento, buongiorno, sono Oscar Di Montigny, direttore marketing di Banca Mediolanum. E come avete visto dal programma, oggi vorrei parlarvi di Positive Connections. Farò una presentazione. Userò delle immagini, quindi se potete state con me e state con le immagini. Vi dicevo, vi parlerò di connessioni positive. Abbiamo già ascoltato tantissimi contenuti estremamente interessanti. Volevo ripercorrerne qualcuno, perché mi sono ritrovato in tantissimi di questi, facendo delle sottolineature. Scorrerò adesso brevemente quella che è una sintesi di quella che è la condizione nella quale stiamo vivendo in questo momento. Allora, con le slide stiamo bisticciando. C'è un problema con le slide? O la maledizione di Illy? Le slide stanno andando al contrario. Scusate. Quindi next significa back? Ottimo. Quindi non c'è il conduttore e next significa back. Mi sembra un ottimo inizio. Allora, tanti sociologi stanno riflettendo su una cosa. Se quella che stiamo vivendo è un'epoca di cambiamenti o un cambiamento epocale? È una domanda che si stanno facendo in tanti. E quello che sembra è che a tutti gli effetti quello che stiamo vivendo sia un cambiamento epocale. Perché va considerato un cambiamento epocale quello che sta succedendo? Ci sono dei fattori esogeni estremamente impellenti. Uno, c'è una crisi pazzesca. Non starò a fare delle sottolineature perché è evidente a tanti e tanto di quello che è stato detto poc'anzi ha sottolineato questo dato. Due, stiamo normalizzando, cosa che non è assolutamente da farsi, delle situazioni di grandissimo disagio. Qua siamo in stazione centrale a Milano. Sottolineerei il tema della normalizzazione. I nostri genitori, non lo so, ma certamente i nostri nonni, anni fa, se si fosse... Non mi mandate per piacere le slide avanti, perché sennò... Back significa sempre avanti? Posso girarle io? La maledizione di Illy si sta facendo. Dicevo, stiamo normalizzando delle situazioni non normali. I nostri nonni, se avessero visto una situazione così in stazione centrale, si sarebbero fermati e avrebbero chiesto se potevano fare qualcosa per queste persone. Noi invece oggi andiamo in stazione centrale, facciamo così e diamo per scontato che questa situazione sia normale. Non lo è. Due. Niente. Potete almeno fermarmi il tempo, se no non vale. Il pianeta è in una serissima difficoltà. Tre. Non ce la facciamo, faccio senza. Ultimo tentativo. Cosa faccio, abbandono? Magari non vanno le pile? Cosa faccio? Provate a verificare una soluzione gentilmente. Fate voi. Avevo delle bellissime immagini, mi spiace. Allora, avevo preparato delle immagini fantastiche con le quali accompagnavi lungo il corso di tutta la presentazione. Erano immagini molto suggestive. Proverò a farlo senza, in attesa che magari mi riforniscano del mitra. Dicevo, situazione molto complessa. Pianeta compromesso, stiamo normalizzando molto. A livello neurologico, il fatto che noi si stia normalizzando situazioni di disagio è un grandissimo problema, perché significa che è come se fossimo dei bambini che stanno camminando sul cornicione di un palazzo senza avere la percezione che ci siano 20 piani sotto di noi. Ma quei 20 piani ci sono indipendentemente dalla nostra percezione. Probabilmente in questa sala ci sono persone che hanno una grandissima sensibilità, tale per cui se sono qui è perché si sono già fatti questa domanda. Il mondo là fuori, i sociologi stanno scoprendo che questa domanda non se la fa più nessuno. Stiamo normalizzando situazioni di guerre molto diffuse sul pianeta, per quantità e crudeltà. Paradossalmente sta tornando di moda, stanno tornando di moda forme di razzismo, che erano inspiegabili perché le pensavamo scomparse. Pensate alle ultime elezioni europee, pensate agli stadi italiani con il lancio delle banane. Era assolutamente inaspettato. Bene, ma qual è la situazione? Che cosa possiamo fare noi
noi oggi e perché ho deciso di parlarvi di un determinato contenuto. Oggi c'è un problema grossissimo. Io incontro tantissime aziende per lavoro e vado spessissimo in giro negli istituti, nelle scuole, per parlare di connessioni positive. Pensate che noi investiamo come azienda circa 1,5 milioni di euro all'anno semplicemente per rispondere alla domanda che cosa sta accadendo. Ieri era sufficiente investire un po' di denaro per avere questa risposta rispetto al tuo mercato di riferimento. Oggi c'è bisogno di avere molti, molti, molti più dati. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che sta venendo a mancare... Sta arrivando per caso il giraslide? No. Sta venendo a mancare ciò che è essenziale. Sta venendo a mancare il contenuto. Io oggi volevo parlarvi di un concetto, perché quello che manca, e mi è chiarissimo quando giro ad esempio nelle scuole, è che mancano le idee. Roosevelt diceva una frase molto interessante: le menti piccole parlano degli altri, le menti mediocri parlano degli eventi, le grandi menti parlano delle idee. Io allora osservo la mia vita, osservo la vita della mia azienda, osservo i luoghi che frequento, ascolto i discorsi, accendo la TV, apro i giornali, vado a convegni ed è rarissimo sentir parlare di idee, come sta accadendo oggi, è molto più probabile sentir parlare degli altri o degli eventi. Oggi ci servono idee. Vorrei parlarvi di un'idea. Un'idea che si fonda sulla necessità. Su quale necessità? Però, se mi mandate le slide a vostro piacimento, facciamo un po' di confusione. Questa tenetela, se volete. Le mandate voi? Ci proviamo. Facciamo un applauso alla regia, così vediamo se riescono a... Però rivorrei i miei minuti, eh? Sapete qual è il problema più grosso? Che volevo trasferirvi con questa immagine? È che oggi stanno cadendo tutti i riferimenti che sono stati tali per generazioni. Quando si intervistano le persone, differentemente a quello che accadeva tantissimi anni fa, per secoli, alla domanda... La chiedo io, cambio la slide. Alla domanda... In che cosa credi? Le persone sono rimaste con tre fedi: la morte, le tasse e le fedi sportive. Le persone cambiano tutti i riferimenti. Voi conoscete sicuramente qualcuno che ha cambiato fede politica, fede religiosa, ha cambiato famiglia, ha abbandonato la sua famiglia, ha abbandonato i suoi figli, ha cambiato anche sesso. Non conoscerete nessuno che ha cambiato la fede sportiva e le uniche altre due certezze che le persone dichiarano come tali sono le tasse e la morte. Stanno venendo a mancare tutti i riferimenti istituzionali. Sta mancando la famiglia, sta mancando la chiesa, stanno mancando le scuole, stanno mancando le istituzioni. La gente sta perdendo riferimenti. È un dato molto importante perché il nuovo tessuto sociologico è un tessuto privo di riferimenti, il che significa che nuovi messaggi come questo hanno la possibilità finalmente di affermarsi, tenendo però conto che i vecchi riferimenti stanno completamente venendo a mancare e la gente si sente fortemente insicura. Quando intervistano le persone e gli chiedono ma di chi è la responsabilità di tutto questo, sapete cosa dicono le persone? Che il 99% di coloro che soffrono, tutte le cose che ci sono state raccontate oggi, è determinato dal fatto che ci siano politici incapaci, che sono soggetti a un interesse determinato dalle corporations, che fanno gli interessi delle banche. Io lavoro in una banca. Quando ho speso 1,5 milioni di euro per vedermi questa slide come sintesi, mi sono fatto una domanda. E mi sono risposto così: da dentro il sistema, come un cavallo di Troia, bisogna cambiare il sistema. Non si può scappare. E il movimento per l'economia positiva è una grandissima risposta, a mio parere, in tal senso. Slide. Quindi l'idea che voglio condividere con voi è esattamente un'idea che si riferisce a che è già stata detta tantissimi anni fa da Martin Luther King. Può essere che tu non sia responsabile della situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Credo che... Conoscete tutti Martin Luther King? Quanti lo conoscono? Quanti conoscono Rosa Parks? Rosa Parks. Pochissimi. Rosa Parks è la prima signora di colore che quando un bianco gli ha detto «Negra, alzati sull'autobus», lei ha detto... tutti a dire «Ah, sì, ah, sì». No, non vale. È molto importante, perché se pensiamo che solo i Martin Luther King determineranno l'economia positiva, non abbiamo speranza. Perché? Perché noi siamo Rosa Parks. Però tutto è nato con Rosa Parks. Può essere che tu non abbia responsabilità per la situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Slide. Quindi, slide.
Slide, questo ve l'ho già detto. Vorrei quindi proporvi un'idea che esce dallo schema, che è l'economia 0.0. Allora, parlando di economia, oggi sapete che tutto è fatto, grazie slide, con lo 0. La parola economia significa arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. Economia, arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato. Arte che cosa significa? Ogni attività umana che porta a forme creative di espressione. L'economia è una forma d'arte. L'arte è economia. Quindi, per piacere, slide. Parlando di economia, poiché adesso siamo nella moda del, sapete, no? Tutto 1.0, 2.0, 3.0. Enrico, qua stammi veloce con le slide, per piacere. L'economia 0.0 è l'economia primitiva. Il bene era la natura, la comunità era il villaggio. Nell'economia 1.0 il bene era la forza lavoro e coloro che la gestivano erano gli stati. Nell'economia 2.0 il bene era il capitale industriale, chi lo gestiva era il privato. Nell'economia 3.0 il bene è la tecnologia, chi lo gestisce è un mix pubblico e privato. Stiamo entrando nell'era dell'economia 4.0. Il bene è la creatività, l'economia, chi la governa è la collettività. Però abbiamo un problema, che non entreremo probabilmente nella fase 4.0. Di contro stiamo inventando cose improbabili, tecnologie, nanotecnologie, biotecnologie. Però io sto con una sociologa, Gregory Bateson, se mi mandate la slide, che diceva: se il modello io contro il mondo è l'indicazione del vostro rapporto con la natura e possedete una tecnologia avanzata, allora la vostra possibilità di sopravvivenza sarà uguale a quella di una palla di neve all'inferno. Noi abbiamo una tecnologia avanzatissima. Gandhi diceva: non è importante la velocità a cui vai, è importante la direzione. Oggi manca la direzione, ma di contro stiamo andando ad una velocità pazzesca. Bisogna fare così. Quindi apriamo i nostri occhi. Destiamoci, e come diceva Einstein, i problemi vanno risolti a un livello di consapevolezza o coscienza maggiore del livello dove il problema è stato prodotto. Chi ha prodotto il problema non è capace di produrre la soluzione. Però chi ha prodotto perché non hai livelli neurologici, è un dato che la neuroscienza sta indagando. Chi però ha prodotto il problema, slide, può fare un passaggio, un passaggio dentro e farsi delle domande. Guardate che non è scontato. Non è scontato, ad esempio, una cosa che la maggior parte delle persone non hanno idea, che sono tutte in relazione col resto. La neuroscienza ha scoperto questo, ma la storia dell'uomo, slide, ha scoperto questo. Questa dimensione non è più sostenibile se non passiamo all'altra. Pensate a questa cosa. Slide. Harry, grazie. Perché vi dico che esistiamo solo in relazione? E poi capirete alla fine perché vi sto facendo questo discorso. Le tre grandi scoperte dell'uomo sono state il fuoco, la ruota e il web, perché sono tutte invenzioni, meglio scoperte perché già esistevano, che hanno determinato quella manifestazione che ci è più propria. Attorno al fuoco sono nate le comunità. Cibo e calore, paura del buio, paura delle belve. Poi abbiamo scoperto la ruota. La ruota ha fatto sì che le comunità si spostassero. Nasce l'arte, la cultura, la religione, il commercio. Adesso siamo nella grande cambio epocale che è quello del web. 7 miliardi di microrelazioni con un potenziale di interconnessione enorme. La fisica quantistica, che io studio da parecchi anni insieme alla neuroscienza, l'ha scoperto da pochissimi anni, potremmo dire anche mesi, che siamo tutti in relazione con gli altri. Questa è una scoperta epocale che non ha capito nessuno. Slide. Il mondo io contro di te è un mondo finito. Perché io per vincere, no, aspetta, devo ottenere il tuo male. Ciò che stiamo scoprendo è che il tuo male affliggerà anche me. Quando saremo riusciti a insegnarlo nelle scuole, la gente per una forma di egoismo personale farà del bene agli altri. L'unica via possibile è, slide, entrare in relazione con gli altri. Slide. Bisogna comprendere che abbiamo un tempo.
E dentro questo tempo, slide, dobbiamo produrre un segno. Il segno più interessante, slide, che l'umanità ha finora prodotto è l'arte. Mi ha fatto molto piacere sentire Illy prima parlare di bellezza. L'arte è una forma, visto che tratto economia, aspetta, è estremamente economica. Slide. Se voi ci pensate, l'arte produce in tutti lo stesso effetto. Se tu vai dentro una cattedrale, tutti noi, di qualunque fede religiosa si possa essere, facciamo un gesto. Guardiamo in alto. È un risultato certo. L'arte, slide, produce ricchezza. Ci sono sculture prodotte migliaia di anni fa che sono nei musei, che per essere viste la gente paga ancora il biglietto. Il bello rende. È un dato importante, perché pensando al bello legato all'arte è semplice. Pensare al bello legato a una banca è molto complesso. Legato al caffè è molto complesso. Legato all'energia è molto complesso. Ma il concetto di bello rende. Dostoevskij diceva: la bellezza ci salverà. E se l'arte rende, e se l'economia è arte, e se l'arte è economia, perché lo dice l'etimologia delle parole, arte di reggere e amministrare bene le cose della famiglia e dello Stato, ma il nuovo dato è la parola bene. Bene significa utile, non significa più vantaggio personale. Qual è la forma, secondo me, ed è il concetto di fondo dell'economia 0.0, che rende di più? La forma d'arte che l'uomo ha prodotto più redditizia, sapete qual è? L'amore. Che uno dice banale, demagogico. Io però vi chiedo, qual è l'ultima volta che in un luogo pubblico, in un luogo banale, hai sentito parlare di amore? TV, giornali, vicino di casa, allo stadio, al bar, in discoteca, ai convegni? Te lo dico io, mai. È così banale che non ne parla nessuno. Chi lo comprende per primo ha un vantaggio competitivo enorme. E vi spiego perché. Slide. L'amore rende. Tutti gli uomini desiderano essere amati. Mercato potenziale di 7 miliardi di clienti. Tutti gli uomini desiderano amare. Offerta di mercato di 7 miliardi di prodotti. Vastità della gamma, direbbero uomini di business. Amare, poiché tutti desiderano amare, tutti desiderano essere amati, rendita garantita. Tanto dai, tanto ricevi. Spesso ami senza la pretesa di avere nulla in cambio. È un dato che non è banale. Noi abbiamo provato, e arrivo quindi verso il termine del mio intervento, slide per piacere, per sottolinearvi che dare produce. Ancora avanti, Enrico, per favore. Che investire nella condivisione oggi rende. Se posso darvi un consiglio, chiunque qua in azienda, lavora in azienda, non vendete più prodotti, vendete condivisione di contenuti, vendete valori. È molto più complesso perché ti compromette molto di più, ma investire nella condivisione, slide, rende tantissimo. Per farlo, il grande atto d'amore da fare, qui Enrico, se puoi stammi molto col parlato, per piacere, è investire nell'amore per se stessi. Noi, ad esempio, abbiamo in azienda costituito un'università che l'anno scorso a Parigi è stata premiata come la seconda, migliore università del mondo dopo quella del Ministero della Difesa americano, che va benissimo perché arrivare anche davanti agli americani poteva essere sconveniente. E in più anche il Ministero della Difesa, quindi intendo dire. Perché ci hanno premiato come la seconda miglior corporate university al mondo di cui sono amministratore delegato dopo solo 4 anni di esistenza? Perché abbiamo investito su personaggi come... Qua siamo all'ingresso. Se vedete all'ingresso, abbiamo scomodato in una banca persone di un certo rilievo. Dice Gandhi, Colombo, Martin Luther King, Madre Teresa, Giovanni Paolo II. Perché crediamo fortemente nell'importanza dei valori. Io arrivo adesso, sono arrivato alle 5 a Rimini stanotte, perché ieri ero a Roma con questo signore. Lo riconoscete? Qualcuno lo conosce? Patch Adams, il medico dell'amore. Qui eravamo con lui, con i nostri clienti. Stiamo portando Patch Adams in giro per l'Italia a raccontare di amore. Cosa c'entra con una banca? Niente.
C'erano 1.000 persone. Facciamo un tour di 7 date, incontreremo 10.000 persone in Italia. Prima di lui, nell'ultimo anno e mezzo, siamo stati con Taragandi. Abbiamo offerto alla gente, vai Enrico con le slide, per piacere, neanche più dalla regia, abbandonato proprio del tutto. Ah, eccola qua. Sentire parlare una persona che è stata 14 anni nell'ashram con il Mahatma Gandhi, parlare di pace, vi assicuro che è un'emozione impagabile. Le aziende devono pagare un contributo alla società civile, devono portare valori. Vai veloce qua, Enrico. Pinar, che significa aver parlato di Mandela, l'equawensa significa aver parlato di libertà, il Dalai Lama significa aver parlato di compassione, Chris Garner è il protagonista del film La ricerca della felicità, che significa aver superato difficoltà. Fermati qua un istante. Simona Azzori, questa è una ballerina fantastica, la chiamano la farfalla senza ali, ha ballato in 40 città italiane gratuitamente, abbiamo incontrato più di 80.000 persone, perché abbiamo fatto anche fuori dalle città, per raccontare l'importanza di saper superare i limiti. Simona, quando racconta di sé, quando l'ha intervistato dopo che ha ballato, lei dice: Dio mi ha voluto così, senza braccia. Il problema non è mio, perché il limite è negli occhi di chi mi guarda. È un messaggio importante. Pace, libertà, caduta dei muri, apartheid, sono messaggi importanti. Tant'è che, ripeto, ci è stato riconosciuto questo valore per il fatto di aver portato un contributo. Quindi il mio messaggio dell'economia 0.0, parlando di un movimento di economia positiva, è spostare il focus dalla parte hard alla parte soft, facendo un viaggio dentro, sia come individui che possibilmente come aziende. Perché questa è una regola. Anzi, la vera regola è questa. Vai Enrico. Quindi, se potete, da domani, a mio parere, per essere nel flusso dell'economia positiva, investite in contenuto, investiamo in amore, non ci vergogniamo, perché lo so che nella vostra testa questa cosa suona banale, ma rende anche quattrini, ed è viva, quindi, riuscire a fare del bene in maniera sana per un vantaggio economico dell'insieme tutto, senza vergognarsi, perché tanto nella platea c'è sempre qualcuno che pensa: stai sfruttando. Io il tema dell'amore credo che sia un tema sul quale si debba investire a tutti i livelli, banca e caffè. Quindi l'auspicio col quale vi lascio: praticate gentilezza casaccio e atti di bellezza privi di senso. Grazie.